Partita anche quest'anno di campo femminile sul quadro sterribolo, il record di Federica Pellegrini, anche lei già ospite di Italia Spreto, record di 26-16, record del 2005, 26-16. Prima posizione, la corsia 5. 26-98 per Giada Canizzi, la Rosmoto, seconda posizione Caterina Donofrio, prima punto 27-60 e poi Valentina Zorro 27-93, Martina Mosca 27-96, Sofia Trulli 27-98, Gaia Di Federico 28-02, Giulia Scimiterna 28-09, Giulia. Partiti, record detenuto da Luca Dotto, l'anno in moto realizzato lo scorso anno, 23-07. Ultime bracciate. Ed è la posizione preminente della corsia 4, 22-46 per Marco Orsi. 2.64 per Luca Dotto, 23.20 per Michele Santucci, 23.74 per Marco Mazzola, 24.04 per Matteo Montesi. Partite. Nei 100 sterribero unica femmine il record detenuto da Federica Pellegrini, TDS 57.07, allora TDS 2005. Insieme anche gli altri risultati, dicevamo Giada Galizzi 58-51, l'atleta nazionale Marco Orsi, alla 4 un'altra punta di diamante Luca Dotto, nazionale italiana, alla 5 un altro campione Michele Santucci, nazionale italiana, alla 6 grande Filippo Magnini, nazionale italiana, alla 7 Damiano Corabi, dallo Svuoto, e alla 8 Fabien Marciano, team Abruzzo. Partiti, record dei 100 stile libero unica appartenente a Filippo Magnini, la Rosnuoto 50-20 realizzato lo scorso anno. Thank you.
metri dall'arrivo. E una stessa testa. Ma sembra in posizione avanzata la corsia 4, tallonata dalla 7. Dalla 6, scusate. Adesso vediamo il risultato. Invece per Diamante Tagnilli. Partita anche questa finale junior maschi. Testa corsia 4, seconda posizione per la 5 e va a chiudere la corsia 4, 24 e 49 per Toni Giacomino Laus, seconda posizione Fabien Marzano 24 e 84, Davide Scarabottini 25 e 08, Giacomo Ubaldi 25 e 33, Marco Tuccella. Partita anche questa finale junior femmine, siamo alla quart'ultima gara individuale, poi le staffette. Insieme gli altri risultati. Elena Di Giovanni. Grazie.
sono partite. Nel frattempo vi informo che al termine delle gare individuali verrà effettuata la premiazione di tutte le gare sinora disputate. Prima delle staffette, le premiazioni. Stiamo seguendo l'unica femmina del 100 dorso. Il record è detenuto da Valentina De Nardi, la nuoto, 1:04:15. Partita anche questa ultima gara individuale, il record dei 100 dorso appartiene a Damiano Lestingi, ma viene realizzato nel 2008, 56:15. Partita anche questa finale. Tirata dei 50. Posizione la corsia 4, ma è tallonata dalla 5 e anche dalla 3. Vediamo chi si aggiudica questa vittoria. È la corsia 3 di Toni Iacovino e adesso vi do anche l'ordine di arrivo. La corsia 3, quella di Toni Iacovino. Partita questa prima finale. Quanta stile libero femmine ragazzi. Record detenuto da Caterina Brighi, 27:13. Dai. Dai. 27:79, prima concorrente in corsia 4, Giulia Lombardo, 99 Sport L'Aquila, 28:42 per Emma Papini, Fidale Nuoto, 28:90 per Roberta D'Annunzio, team Abruzzo.
la Farfalla categoria unica, si è detenuto da Cristina Maccagnola, DDS, realizzato nel 2006, 26 e 54. Nella prima posizione la corsia 5, ma anche la corsia 3. Spunta la corsia 5, 28 e 45 per Valentina Zonno, Larus nuovo. 29 e 14 per Sara Solini. Il record di questa gara, ragazze femmine, è detenuto da Tamara Lelli, Albatros, realizzato nel 2004, 27 e 57. Lieve vantaggio della corsia 4. Emilia Pollastro, funzione a modo. Seconda posizione Elena Sarafani, 30 e 22. Terza posizione per Roberta D'Annunzio, 30 e 67. E poi Alessia Scortechini, 1,05. Ilaria Patrizzi, 31 e 38. Antonella Borrelli, 31 e 55. Gaia Morosini, 31 e 57. Anna Parmegiani, 31 e 97. Attendiamo la conferma della giuria per ufficializzare anche questa finale. Partiti, il record dei 100 dorso esordienti a maschi appartiene a Luca Mencarini, Aniene, 1,05,96. Di metà gara, siamo quasi agli sgoccioli di questa terza giornata, ancora qualche finale dorso, poi la staffetta. Arrivo per la corsia 4, quella dove sta andando Alessio Adolfi, che chiude con un ufficioso di 1, 10 e 12. Andiamo a vedere tutti i risultati di questa finale nell'attesa della compagna da parte. Nei 100 dorso ragazzi femmine, il record detenuto da Caterina Brighi, vigili del fuoco Modena, 1,06,11. Siamo a metà vasca, 25 metri da percorrere. E la corsia 4 in testa. Ed è la corsia 4 che va a chiudere. Uno,
09.85 per la corsia di Elena Tarpani, Pontevecchio Nuoto Perugia. Ma andiamo a vedere subito gli altri risultati. Antonella Borrelli 1.10. Il record di questa gara appartiene a Emanuele Di Nicola, guarda Francavilla, 36.56, 50 dorso esordienti B massimi. Dai no! La 4 di Argentina e infatti chiude Paolino Cassese, centro Ester, 36-34, seconda posizione per Rocco Travalta, 36-47, 36-60 Simone Manna, 37-63 Daniel De Simone.